Nero invece ovviamente la Juventus di Fabio Grosso, il campione del mondo del 2006. Cominciata la partita con parte subito a gran velocità la Juventus con la discesa di Cassata che arriva al limite dell'area di rigore, poi cede il pallone a Castanos che va alla conclusione, la rete della Juventus al sesto minuto, incertezza di Tabocas decisiva per la rete della formazione di Fabio Grosso. E non l'ha presa bene, non l'ha presa bene Parisi sulla panchina del Crotone, perché ha visto una retroguardia piuttosto disattenta in questa circostanza. Invece Grosso continua a essere molto tranquillo, aveva iniziato bene, a suo giudizio la squadra girava, infatti il vantaggio è arrivato subito. Sì, è stato bravissimo Cassata a farsi 30 metri palla al piede. Blanco Moreno va in pressione, efficace, Pupa tu per tu con Del Favoro, Pupa, la conclusione Del Favoro. Viene poi atterrato, forse c'è il fallo sul numero 8 del Crotone, si gioca per il vantaggio, tripicchio e mezzo per Cimino, ancora l'uscita di Del Favoro, provvidenziale da Viareggio, tanto tripicchio, la corsia bene, lo scambio per Pupa all'interno della rigore, Pupa va alla conclusione, Del Favoro, ancora lui, evita di favorire, insomma, e di evitare soprattutto problemi fisici da parte dei giocatori. Tripicchio intanto va alla conclusione, Del Favoro, tacco tripicchio sull'esterno di destra, lo affronta Cassata, buono l'inserimento di Faiello in mezzo, salva sulla linea della porta, traiettoria a rientrare, testa tentato da Parodi, subentrato direttore di gara di Castelfranco Veneto, che fischia adesso la fine della partita tra Juventus e Crotone, secondo successo per i bianconeri, basta il gol di Castanos.